sorelle, vi invito veramente a pregare, a continuare a restare in questo spirito di preghiera. Sapete la cosa curiosa, quando hai a che fare con il demonio, sa pure come ti chiami, come ti chiamano in famiglia, cosa che non sa nessuno. Non solo, ma quando gli parli in latino ti risponde anche come solo chi conosce il latino può rispondere. Quindi, fratelli miei, ho sempre che dobbiamo pregare per le nostre liberazioni interiori. E allora adesso prendiamo questo momento di profonda adorazione con Gesù, entriamo veramente in questo spirito di adorazione perché la nostra vita si lasci davvero attirare nella potenza dell'amore di Cristo Gesù. E allora vi invito davvero adesso con un tempo di adorazione profonda, vogliamo continuare a adorare il Signore. Allora, prima di continuare, vogliamo, perché Pino adesso e padre Albert devono andare perché hanno l'aereo e quindi devono andare all'aeroporto o alla Lamezia. Allora, ecco, vi do la parola, ma intanto veramente ringraziamo con un grande applauso nel nome di Gesù. Voi continuate a pregare con Gesù perché Gesù sposto è qui, mi raccomando, pregate per noi, la pregheremo per voi. Noi siamo in diretta tutti i giorni con l'associazione Nostra Sera Tu, il lunedì, mercoledì e venerdì sera alle 20.30 con le preghiere di buoni giorni di adorazione, sempre, siamo sempre in diretta, così anche da casa ci ascoltate. Un grazie di cuore a Padre Francesco che ci ha fatto fare due giornate straordinarie di preghiera, un grazie di cuore a tutti i presenti, che siete veramente tanti, che mi avete dimostrato tanto affetto. Vi scuso che non sono riuscito a ricevere tutti, ma erano tantissime anche oggi, sia ieri era ancora peggio, però quello che ho potuto fare ho fatto. No, Padre Francesco ci inviterà ancora, daremo ancora. Bene? Uniti in preghiera, buona continuazione a tutti, grazie per il cuore a tutti. Bene, allora continuiamo a restare nella lode e a lasciare che il Signore continui a visitare.